Ciao, sono Sebastiano Venturi, vi porto la profile con cui ho fatto oggi 4-0 alla Lavra di Catania giocando Triple K Zodiac. Ho giocato la prima partita contro Brandon Magister con cui ho vinto 2-0, la seconda partita contro Eldritch Zoo e ho vinto 2-0, la terza contro Dragon Link sempre 2-0 e la quarta che era la finale contro Invoked Dogmatic Shadow sempre 2-0. Faccio della lista, che la lista è abbastanza equilibrata. Ho giocato appunto tre di loro, ovviamente, grazie Santo d'Ignoti per le carte foil. Ho tirato i kitti fortissimo, comunque il mazzo parte tutto da monocarta, è stabilissimo, non bricca quasi mai, comunque la possibilità di giocarti molti HT e molte trappole di supporto, quindi poi in base se fai primo o secondo vai a togliere le une o le altre. Ti richiede, secondo è super standard. E poi come Zodiac, sempre il set che si sta giocando adesso, praticamente comunque Fractal è fortissimo che ti fa tappare sempre, anche proprio facendo lui normale, poi se fai Chesscode 1009 e 6-3 sono TK. Infatti il mazzo è fortissimo perché ribalta e turno dopo TK anche senza beccarsi l'impiro. Questi ti servono fondamentalmente, che Dridend comunque non lo fai mai, o per Zeus da secondo per fare la combo con Dridend che spacca Ramram e fai 3 pure bestie e poi scombi di Link. Come cattivo ho voluto giocare ovviamente tre Ashe, due Belle che sono state fortissime contro tutto, anche le ho giocate perché mi aspettavo Mirror Match, ma non ce ne sono state. Fortissime comunque contro Dragon Link, contro Invoked Dogmatica, contro Eldritch, veramente una carta fortissima che ha fatto vincere un sacco di partite. Poi due Skullmaster, fortissime pure loro, e due Impermanence. Lo so che sono pazzo che le gioco due, però secondo me va bene, cioè, ho voluto giocare un ratio di HT parte Ashe, due per vederle tutte magari assieme e poter fare sia una che l'altra invece di vedere la doppia copia e poi non poter fare un cazzo. Poi come magia, Called by the Grave, vabbè, la barra, cioè, tante volte risultava morta dopo aver fatto la combo pescandola dopo, oppure facendo Desire, bannavo e non potevo risolverla. Spolverino fortissimo, mi ha fatto vincere un sacco di partite, secondo me uno per ci sta in questo mazzo, se lo può permettere, poi non ha spacchini, cioè a parte Omen che banna, e poi di Desire, ho voluto giocare due Desire, non tre, cioè il mazzo è fatto tutto in due copie in modo per essere stabile e non briccare, non pescare mani in cui tu poi non puoi fare praticamente nulla, comunque hai giocate limitate. E poi è forte perché lo voglio fare massimo una volta in questo mazzo, ma le due volte non voglio pescare Desire. E poi ovviamente tre Tangle che sono fortissimi in questo mazzo, come tutti i mazzi con le bestie. Poi come trappole ho giocato 3 strike, 3 revolt, fortissima questa carta assurda. Infatti appena uscito subito il link ho montato subito questo mazzo perché sapevo che potevo dire la sua, ma poi le liste già delle altre top hanno confermato degli altri giocatori. Poi 2 DT, non 3 perché volevo farci entrare pure le belle, infatti l'ho giocato a 41 il mazzo. Ho sceso di un torrenziale, di un impermanence per far entrare pure due belle. E due Ice Prison Dragon che sono fortissime, ma giocherei penso anche a tre. Ok, questo era il main. Come extra deck, ovviamente Drident, che è morta, tutto il resto. Con Zeus non ho giocato Hammerkong perché comunque, cioè, questo mazzo praticamente fa Zeus, anche non tu non hai Whiptail, fa Zeus solo da 4 materiali. Perché ho voluto lo spazio, cioè ho voluto trovare lo spazio per far entrare tre Omen che secondo me sono fortissimi, perché late game sono fortissimi. Perché se entri in loop che riesci ad evocare bene il Link 2, quello che ti fa aggiungere la trappolina, magari non lo fai con l'effetto, ma lo evochi giusto, poi hai sempre la revolt che ti ritorna ogni volta che tu fai il revolt, quindi averne tre secondo me è fortissimo, perché aumenti il grand game del mazzo. Grand game del mazzo. Poi uno di questo, uno di lei, diciamo abbastanza standard. Questo qui, e poi come quelli generici, diciamo generici, al Mirage, fortissimo, ti parla anche da Dridend, fai belle cose, anche se ti ammazzo mosse in battaglia ti ritorno, e a Chesscode Talker che è fortissimo, e Apollosa che è fortissima pure, ma Chesscode in questo mazzo fa vomitare. Come sai, ho voluto fare una side super generica, giocando 3 Everly e 3 Cosmic con dei mazzi che settavano, poi ho tolto 3 Nibiru che avevo messo di side. Ho deciso di giocare Dark Ruler perché Nibiru a quanto pare non serve più a un cazzo. Poi 3 Lancea,
Mi aspettavo dei brigade, ma non ho preso neanche uno. Era forte comunque contro la fine con Drodino, però non ne ho preso. E tre droll che non li ho voluti giocare di main perché non lo so, in meta vario contro Edric sono proprio morti, quindi sono contento di giocarli di site. Niente, per questo torneo è tutto. Per questa profile è tutto. Grazie mille ragazzi, grazie mille ragazzi di Catania. Ringrazio Archimede, Sando, tutti i ragazzi che hanno organizzato il torneo, comunque, spero di vederci il prima possibile. Buonanotte.